Salve a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova guida su Returnal. Oggi vedremo insieme come sconfiggere il boss Iperione. Vi ricordo come sempre, per supportarmi iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere futuri video, lasciate un bel mi piace, commentate con ulteriori consigli se li avete, condividete il video per aiutare altre persone a finire il gioco e il canale a crescere. Bene, la prima fase inizia sempre con una serie di proiettili blu che ci verranno addosso e delle onde d'urto rosso che potrete tranquillamente schivare saltando. La scia blu la potete evitare andando da sinistra verso destra, insomma camminando. Un attacco però molto fastidioso è il raggio viola. Infatti questo raggio non può essere schivato passandoci attraverso con lo scatto, dovrete proprio saltarlo perfettamente. Quindi attenzione a questo attacco, non fa malissimo come danno, come potete vedere sono stato colpito un po' di volte e, però ecco, può essere un problema, ecco, se non state attenti. State anche attenti alla musica che fa, perché potrebbe farvi capire, insomma, quali saranno i prossimi attacchi. C'è anche una sezione di Bullet Hell qui con fasce di proiettili arancioni e verdi che ci vengono addosso, con anche proiettili blu che ci cercheranno. Basterà comunque andare da sinistra a destra della mappa scattando di tanto in tanto per evitare gran parte di essi. Non dovrebbe essere un grande problema questa parte qui. Il boss comunque resta abbastanza statico in questa prima fase e potete colpirlo molto molto facilmente. Molto bene, la seconda fase inizierà con il boss che si sposterà in mezzo alla mappa e comincerà una serie di attacchi un po' nuovi. Ci lancerà contro delle sfere verdi e anche dei fasci blu che ci inseguiranno. Questi possono essere evitati sempre andando a sinistra e a destra della mappa. Verranno anche fatte delle sfere arancioni, ma anche queste semplici da evitare. Un attacco nuovo anche potrebbe essere fastidioso, sono queste croci fatte di sfere blu. Potete saltare in diagonale e scattare in avanti per evitarle molto facilmente. Quando fai gli sbarramenti invece di sfere arancioni, basta saltare e scattare in avanti. Anche queste si evitano molto bene, non è molto difficile. Muovetevi sempre perché di tanto in tanto lui evocherà anche delle piante piene di spine che ci faranno del danno e ci rallenteranno, quindi non vogliamo che questo accada. Bene, a un certo punto poi lui tornerà al suo strumento e noi potremo continuare a colpirlo. Vi ricordo sempre di muovervi costantemente per l'arena, così da evitare gran parte dei proiettili che ci verranno sparati contro. Molto bene, inizia adesso la terza fase della boss fight. Sarà molto simile alla seconda, ma sarà anche molto più rapida e dovremo fare attenzione. Evocherà anche delle piante e farà queste croci fatte di sfere blu molto più frequentemente, saranno anche più veloci ad arrivarci addosso, che verranno anche lanciate dall'alto queste sfere, tra l'altro, ma queste non sono un gran problema. Nemmeno queste arancioni dovrebbero esserlo in realtà, sono più di confusione che altro. Quelli veri da schivare sono queste basse che fa e queste croci che vanno assolutamente evitate. Vi ricordo di saltare e scattare un po' in diagonale così siete sicuri di evitarle. Abbastanza semplice una volta che si è capito il meccanismo. Le sfere verdi sono molto lente, non dovrebbe essere un problema. Il boss evocherà anche delle piante che ci bloccheranno e ci faranno un po' di danno se ci passiamo contro. Quindi state attenti. Poi tornerà nuovamente al suo strumento e noi potremo terminare lo scontro abbastanza facilmente. Sempre saltando le sfere arancioni quando sono basse, scattando e correndo a destra e a sinistra della mappa quando è necessario. Quindi ragazzi, il video termina qui. Spero che la guida vi sia stata utile e vi sia piaciuta. Da un bel tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.